Bentornati fratelli di Tuberanza, eccoci in questo nuovo video. Allora fratelli, come vedete dalla posizione non è un gameplay, ma è un video che ho registrato l'altra sera su Call of Duty Advanced Warfare, registrato però attenzione con la play perché erano appunto le 3 di notte e non era il caso di mettere la facecam. Voi direte, cosa mai sarà successo di così eclatante dall'esserci la possibilità di metterci la facecam o di registrare? Oh, allora raga, non vi spoilerò niente, anche se dal titolo del video avete già bene o male intuito che è un bug che è successo nella sopravvivenza EXO di Call of Duty Advanced Warfare. Vi faccio partire il video intanto, così lo vedete. Qui nel frattempo sono io che cerco i nemici. E lì sono i nemici, quelli su. E fino a qui voi direte, non c'è problema perché siamo arrivati al round 25, 71 punti di sviluppo. Tutte quante le abilità e alcuni perk. Qui il supporto offensivo era stato attivato così a random, appunto perché si stava già degradando la situazione. Mappa invertita, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 25. Mi ha sbloccato un trofeo che non so perché non viene visto da questo video. Quindi ragazzi, attenzione. Vedete ragazzi che tra l'altro quando superate il 25esimo round il primo vi viene 1 di 2, quindi vuol dire che questo è il primo del secondo step, diciamo, stage, come volete chiamarlo. Fatti questi 25, ne fate altri 25 e potrete sbloccare il personaggio zombie. Cioè voi che tipo come personaggio siete lo zombie, ed è una figata. Ecco qui che cosa è successo. In poche parole, fratelli, si erano buggati i server di Call of Duty, io non so se è proprio il gioco stesso, e i nemici rimanevano fermi, immobili, nel loro respawn. Ed era veramente incredibile, perché voi potevate fare le uccisioni più strane, superavate i round come se fossero merda proprio, e andavate avanti, cioè, incredibile. Cioè, specifico, no? Puntualizzo il fatto che, ragazzi, i bug o bot, qualunque cosa questo sia, non andrebbero sfruttati a proprio piacimento o favore. Ma, raga, cercate di capire, io l'ho fatto per una buona causa, ovvero fare il video e portarvelo a voi per farvi vedere che cosa mi è capitato. Lì nel frattempo c'era uno che sparava così tanto perché gli tirava il culo. Ok, è partito un altro round. Nemici in arrivo. Però ragazzi, vi faccio vedere che non è una cosa che è successa così tanto per, ma è successa per tutti i round finché non sono crollati i server di COD. Cioè proprio i server di COD sono schiattati ed è stato tutto resettato. Guardate, è incredibile. È incredibile, veramente incredibile. Poi oh raga, se volete il video integrale ve lo posso passare senza problemi. Io questo qui ho già provveduto a inoltrarlo alla PlayStation e alla Activision come segnalazione. Non mandatemi i colpi ragazzi, ma queste cose non dovrebbero succedere. Quindi per un gioco più pulito e più sano è giusto che sia così. Fatto sta che adesso ragazzi mi viene da pensare che chi ha fatto veramente il record in questa modalità potrebbe aver usato la stessa cosa, un qualcosa di simile. Magari che si sia ribuggato il coso e sono arrivati al livello 250. Quindi ragazzi, io sulla base di questo video credo che tutto sia opinionabile e tutto sia contestabile, perché se si bugga così raga, io sono stato fino alle 3 di notte, dopodiché sono schiattati i server, ma se non fossero schiattati io avrei giocato fino al giorno dopo e sarei tranquillamente arrivato al 250esimo livello e avrei fatto appunto il record mondiale del mondo, del big, del master. Fratelli, questo è quanto. Noi ci vediamo con il prossimo video.